Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Filippo e sono qui con Neo, The War Ends With You. Continuiamo dove ci eravamo lasciati, ovvero nel bel mezzo del giorno 1. Ma il video sta diventando anche abbastanza lungo, quindi ho voluto interromperlo lì, anche perché non so quanto sarebbe ancora durato. Quindi, ci eravamo lasciati verso l'incrocio, eccoci qua, nei panni di Rindo, Fret e già e anche del suo del di Minamimoto, nuovo nostro nuovo amico. Allora, andiamo, mi secca che la telecamera non sia libera, ma proprio fissa, una cosa molto brutta. Allora, dove si nasconderà quel brutto boss cattivo? Allora, vediamo scansiona, eccolo, guarda. Neanche a fare Minamimoto comunque è un figo, cioè dite quello che volete, però era figo come boss e sono molto contento. Siamo già a livello 3 tra l'altro. Sono molto contento che l'abbiano rimesso qui come personaggio. E allora andiamo, no sul loop, andiamo prima su questi. Allora, il nostro tasto è la X, ok, quindi. E poi c'è il calcio di Minamimoto, benissimo. È da capire un attimo come giostrarci. Vedete? Ecco, vedete, mi pare che abbiano colpito Fret mentre noi eravamo alle prese col corvo e abbiamo perso comunque vita. Questo sarebbe un attimo da appurarlo, da controllare per vedere se. Ah, vediamo subito. Se io uso Minamimoto e rimango fermo. No, ok, il nemico mi pare che ce l'abbia col player 1, quindi indipendentemente da chi usiamo, il nemico cercherà sempre noi, cioè sempre noi, sempre chi stiamo governando. Oh mio Dio, il groove sta calando. Oi, cazzarola. Il groove sta calando assolutamente. Questa cosa non è molto buona in realtà, perché ci obbliga, ecco, ce l'abbiamo fatta, è andata malissimo, ma era un attimo di prova. Ci è andata malissimo. Questa roba ci permette di capire che non è come padroneggiate due spille, buonissimo, che non è come il capitolo precedente che c'era una percentuale che va da 0 a 100 o da 0 a 200, ma qui la percentuale cala nel momento in cui noi veniamo colpiti, nel momento in cui lasciamo correre troppo tempo. E interessante sta cosa, bisognerà approfondirla meglio. Allora, bellissimi anche i quadri comunque così, eh. Una nuova spilla. Il nostro livello deve essere maggiore o uguale alla sua. Questo è interessante. Ho detto una stronzata, no? Siano indefiniti. Oh no, mi sa che è una stronzata. Ok. Bene, vediamo un attimo come modificare le spille adesso. Tempesta di fuoco. Ah no, Z automaticamente ZL. Mio Dio, io diventerò scemo con. Mi sa che alla prossima vedo se posso usare il pad del GameCube, che ho anche l'adattatore per Switch, che magari mi è un po' più comodo. Comunque, tempesta di fuoco, ZL, crea un piccolo vortice di fuoco attorno al bersaglio, che infligge danni a ogni nemico coinvolto. Ovunque vada il bersaglio, la tempesta lo segue rapida, possibilità di bruciature leggere al nemico. Interessante. Ah, ecco qua, scegliere le spille perfette. Nel menu principale, usa il pulsante L o R per accedere alla scheda spille e personalizzare la dotazione della tua squadra. Equipaggia le spille che hai ottenuto per scatenare il loro psico in battaglia. Ricorda che non puoi equipaggiare due spille che usano lo stesso input come nel primo, almeno per ora. Quindi vediamo subito come equipaggiare. Intanto facciamo scorrere qua il dialogo. Ok, allora vediamo un attimo. Ok, da qua c'è la posso già mettere la difficoltà, vediamo. No, la difficoltà è impostata su normale. Però io posso già, posso già diminuire il livello. Sapete cosa? Teniamoci intanto a livello 1. Abbiamo comunque tanti punti ferita, veramente tanti. Tanto insomma, per quanto? 60 punti in più
teniamoci livello 1 così il tasso ci fa aumentare le spille da poter usare. Allora, no, non è qua, non è con lo star, minchia, ma i pulsanti. Allora, nel room principale, ok, ecco, allora vediamo, consigliato nuove spille. Intanto diamo pensieri, no, mappa, no. Riporto, che abbiamo bloccato un sacco di informazioni che comunque abbiamo già visto. I brani, le spille sono già 4. Ah, ok, ti dice anche quando è masterata. Affinità nessuna, tocco rapido, mantieni. Qua c'è il livello massimo, quindi max 3. Ti fa vedere da qua anche il tipo di spilla, molto interessante. Qua c'è la info, bit drop, quindi ti dice anche la mossa finale cos'è. E ti dice anche la crescita, se si evolve. Beh, è molto più meglio, no? Molto più ben fatto, ecco, del primo. Le informazioni sono anche molto, molto più schematiche, molto meglio, trovo molto meglio così. Allora, dicevamo, mettiamoci i pulsanti, qual è? No, è con X, ma porca vacca. Allora, dovete buttarmi i pulsanti nuovi, scusate. Allora, togliamo quindi il fendente, no, togliamo quella di Rindo. La diamo ah, ma proprio cambia il pulsante? Scusami. Cioè, se io la do a me stesso. Scusami, no. Allora, automaticamente Y. No, ma allora X non lo uso più. Scusa. No. Scusami, allora, fammi capire. ZL Rin. Ah, quindi il pulsante Y non lo usa più nessuno? Voglio capire sta roba. È strano. Vorrei che mi apparisse un rumore per fare un attimo sta prova. Vediamo un attimo, ma eccoci qua. Deve esserci il boss. Vediamo un attimo un occhio. Ok, scansioniamo. Vediamo un attimo, voglio capire sta cosa perché voglio capirla insieme a voi. Allora, sì, tu intanto smettila di parlare in modo studiato perché sei anche un po' fastidioso alla lunga. Mio Dio, farmi 50 ore con questo che parla così? No. Lo muto subito. Eccolo, uno scorpione. Interessante. Non mi pare ci fossero nemici scorpioni nel primo. Ma io non li avevo mai trovati, mi pare. Eccolo. La sua forza vitale. Va bene. Yes. Meno zetto con. Allora. Affrontiamo qua. Rumore scorpione. Dai, fra poco saliamo anche di livello. Vediamo, speriamo che col tasso 3 riuscirà a droppare qualcosa. E vediamo un attimo. PF boss, PF squadra, buono. Bello, bello come nemico comunque. Allora, prepararsi. Ah, vediamo, dunque X gli faccio questo, R fa questo e ZL. Ah, da lontano, ok. Ok. Ok, però non sto capendo, cioè nel senso. Ah, mi ha avvelenato, bastardo. Ok, via col ritmo, sì, ma non ho. Via, assolutamente via. Ci ha avvelenato sta merda. Ok, quindi abbiamo il ritmo perfetto, ottimo. Abbiamo groove A. Attacco per 3, tutto qua. Tutto qua, cioè non cambia nient'altro. Oddio, allora, il sistema di combattimento ammetto che è un po' incasinatissimo. È un po' incasinato, lo ammetto. È parecchio. No, aspettiamo un attimo, va. Aspettiamo. Togli quella barriera di fumo. Vai. Bella. Questa è bella. Però non è proprio. Non è. Bella anche questa mossa finale. Non è propriamente molto intuitivo. Mettiamola così. Perché il pulsante. Io continuiamo a premere Y perché è abituato. In realtà Y è un pulsante nullo. Perché la spilla Y l'abbiamo tolta. Quindi è un po' difficile da capire. Non vorrei che diventasse troppo caotico e poco tecnico. Perché il primo, il combattimento del primo, vedete che se avevamo le spille giuste e il combattimento entrava bene coi comandi giusti, era anche tecnico. Entrava qualcosa di tecnico. Qua mi sembra abbastanza smesciare i tasti, ok, al fine di colpire tutti insieme e creare groove. Non vorrei che fosse così il sistema di combattimento. Vorrei
Magari è perché siamo all'inizio e quindi devo anche abituarmi a passare da un sistema di combattimento 2D a uno in 3D, spero. Però quando avevo letto un sistema di combattimento in 3D, speravo, pensavo fosse un po' Kingdom Hearts, un po' la serie Telof, no? E invece mi sembra un po' troppo smesciare i tasti. Vediamo. A big old round of a hey, it's little it's Shoka. Okie dokie, Shoka. Anyway, the target's down, so you're done. You even managed to avoid coming in dead last. No way. Believe me, I'm just a shock. I was sure a couple of noobs like you would get slaughtered. Glad we could prove you. You're tougher than you look, like suspiciously. So. Sounds like we really could. No, but your team name did. Have you considered changing it to? We'll consider. Suit yourself. Anyway, you didn't die today. Later, losers. So that's it. Neanche un drop, niente. Così male ci così male, neanche il droppino. Although the Pure Hearts took down today's target, the Ruin Bringers, I don't get it. Couldn't tell you, Rin dude. I guess some hero. Anyway, I'm over it. Plus it's get Mr. Minami's already long. Well, no point in sticking around then. Hey, ma andiamo dove, scusami? Is your RNS app? I haven't really. I'm having connect. It's not letting me message any. Wait, I lied. Perché ste emoji tristi? Maybe it's because we're right. Huh. It'll probably fix. Ma well, yeah. Dove? See ya. Mi sa che non ho ancora ben capito. Hey. Madonna mia, ma queste scritture no! Mi triggerano! Che questo è quello di Final Fantasy, questo è il Cactus di Final Fantasy, questo lo apprezzo. Questo è il Tom Berry, sono d'accordo adesso, è il Tom Berry quello. Meno presumo sia il Tom Berry. Ma quindi cioè, abbiamo una sezione di gioco e una sezione in cui tornano a casa. Cioè, come persona 5. Il gioco dei demoni, capitolo finito. Non ne ho idea, sono confuso, sinceramente parlando. Vediamo cosa ci dicono. Giorno 2. Ok, fin qua. Huh? Ah no, ok. Last thing I remember, I was on my. Ok, quindi è come. Come il primo, quindi niente scuola, niente relazioni sociali, quindi. Whoa, I'm back in the boy. Well, was that close? No way. Yeah way. It's this game, ain't it? I need to tell my folks where I am. Well, they might be worrying for a while. I can't cut. What is this? Heed the instruction. Solve the riddle sketched on the city's canvas. Adesso ho un'altra missione. Non hanno ancora capito che sono intrappolato dentro. Quindi comunque è come il primo. Finisci un giorno e vieni teletrasportato il giorno successivo senza capire. Cioè con un con delle ore di buio in mezzo, diciamo. Strano che però il demone ci aiuta. Ah no, questo non è un demone. Chi è questo? Chi è? È un po' sospetto, è anche il modo in cui ride. Gramps, ouch. Cacchio è? Guess mommy never taught you to respect your. Okay, so do I ever? It's Kubo. È un demone. Ma perché ci stanno aiutando? Cioè, perché ci stanno dando suggerimenti? Sono Kubo, Tanzo Kubo. Sono uno dei demoni. Cioè, quindi ne abbiamo già visti due. La tizia è vestita da gatto. E Kubo. Hanno un aspetto molto meno demoniaco tra virgolette rispetto ai primi, ma insomma. Beh, insomma. Not bad. So. You mean our team? It I hope Minamimoto helping us. Maybe.
you as Mr. Ma- Yous compete and earn points by doing all sorts of things. Erasing noise, completing mission, and the team that racks up the most points after 7 days wins. Ah, ok, quindi una squadra solo vince. E tutte le altre? Nope, you got it. Dude, that is not cool. You're killing me here, Greg. That said, if yous really want, I told yous how teams compete during the. Well, if you top the table, then we'll grant what all yous gotta do. Quindi vince la squadra. Però hanno detto che l'ultima viene eliminata. Cioè, quindi sono tipo 10 squadre. La prima torna in vita, cioè, desiderio della prima. Dalla seconda alla 9 rimangono in gioco. La decima eliminati per sempre. Quindi poi settimana 2 altre X squadre. La prima torna in vita. Così dovrebbe essere, credo. Winners, eh? Although we're to the wise here, you might want to bolster you. Infatti siamo solamente in 2. So fight like your lives are. Figuratively speaking. Siamo già morti. Non ce ne sono neanche accorti. E poi come siamo morti, tra l'altro? Then worse comes to worse, yous can go down. So give me something fun. And with that, I'll leave you. Please don't tell me all the Reapers are like. Or that this game's serious. That's what he said. How are we gonna survive a. So did you zap the Rams? Siamo con Minami Moto. Meno male, insomma. Man, life could not get any better. Don't get the wrong idea. We're solving completely different. But I'll help you subtract some rogue. You wanna boost your chances of. Well, yeah. Whatever it takes to get that. Then you either multiply. Quindi cioè, o mettiamo nuovi membri o finiamo eliminati. E ovviamente le spille, ok. E adesso che abbiamo un combattimento in 3D, adesso che sarò più invogliato anche a provarle un po' tutte. Vediamo un po'. Allora. E questo? Che cazzo è? Non dimmi che è un altro demone? No, non farmi vedere tutti subito, però. Mi spoileri la cosa più divertente. Kai e Ono. What? Che cazzo sei? Non lo sei di fronte a voi. Ma questo non parla? Kai e Ono. Negozio di carogine. Oh, col di Spagna, ok. Applicazione. Ok. Circa. Sono tutti strani questi personaggi, molto più del primo. Ok, allora vediamo un attimo. Risolvi gli enigmi che tappezzano la città. E qui. Allora, non ci danno informazioni dirette, non abbiamo dei punti di interesse. Cosa vogliamo capire? Allora, strade bloccate. Right. E fin qua. Ok. Poi, in realtà, cosa vogliamo sapere? SRD, questa specie di applicazione, cosa ci può dire? Che culo! Quindi lui è un demone perché lo usiamo per contattare. Quindi probabilmente è anche lui un demone. O comunque c'entra col gioco. Perché insomma lo sta dicendo. Yeah, right?
Allora, cos'altro vogliamo chiedergli? Vogliamo chiedergli della scansione, anche se queste cose le sappiamo un po' già perché siamo reduci del primo gioco. Però, insomma, è sempre meglio chiedere tutto. Bene. Ok, e manca l'ultimo, cioè i rumori, che in realtà noi sappiamo, noi che stiamo guardando questo gioco sappiamo già, però ovviamente loro no, sui rumori. Esatto. Ai. Non penso, cioè in realtà no, niente. Ah, non possiamo neanche uscire. No, ok, quindi tocca rifare il dialogo. Ok, nulla di nuovo. E bene, possiamo andare. Ok. No, va bene così. Perfetto. Allora, abbiamo fatto un po' di informazioni, cose che in realtà sapevamo già, al di là dell'app SRD. Comunque. Allora, lui è stato sistemato. Ne andiamo verso la zona rossa. Vediamo tutti i rumori. Uno. Due. Doppi rumori. Perfetto, catena 2. Posso aspettare o devo combattere già? Ah, posso portarmeli in giro, ok. Devo portarmelo in giro. Questa è una cosa carina. E la catena non si esaurisce subito. Quindi posso magari fare un giro in più per prenderne di più effettivamente di... Oh mio Dio, di rumori. Allora, vediamo. Vediamo di riuscire a giocare in maniera più decente di prima. Sperando di riuscire a... Ecco. Forse. Buono, l'abbiamo silurato tantissimo questo. Buono, vai. Bella, bellissima, bello il colcaccio. Così almeno riesco anche a... riesco anche a potenziare già le prime spille, perché sapete che è meglio sempre averle pronte. E qua, già morto? Dire, mamma mia. 130 punti di esperienza è parecchio. Groove 90. Quindi adesso, da già l'esperienza, no, ci dà, butta subito nell'altra fight. Con il groove rimasto e quei punti sotto della squadra rimasti. Perfetto, quindi qua rimane come il primo praticamente. Bella, bella, dai, un bel attacco insieme. Buono. Però non mi pare che faccia chissà che colpi. Forse dipende anche dalle spille che abbiamo addosso, per carità. Però io coi comandi, raga, devo un attimo abituarmi, perché R, Z, L, Z, mamma mia, è un po' un casino, almeno all'inizio, abbiate pazienza. Rango A, perfetto. Punti esperienza, le spille sa. Ah, bello questo. Questo è ti chiede se vuoi evolverla. Utilissimo. Nel primo non c'era questa funzione, cioè nel primo si evolveva in automatico. Qua invece possiamo scegliere. Questo mi aiuterà tantissimo per il mio completismo interiore da Pokémon trainer, quindi averli tutti. Quindi come su Pokémon miravo ad averli tutti. Bulbasauri, Bisauro, proprio tutti a livello 100 qua, anche con le spille. Questa la faccio evolvere, se la ritrovo ovviamente non la farò più evolvere. La spilla si è evoluta, calcio angelico. Ok, padroneggiata anche la spilla di fiamma. Adesso abbiamo una nuova, un nuovo tipo di spilla. Ok, vediamo un attimo cosa ci dice la info. Livello, potenza 147, minchia, tantissimo. Tantissimo. Pensieri, trova gli enigmi. Ok, mappa. Ok, c'è anche i tipi di rumori e le missioni che non sono disponibili in questa zona. Qua abbiamo, ecco qua, padroneggiata. E qua abbiamo anche questo. Ok, interessante. Qua abbiamo le altre spalle. Va bene, allora andiamo.
Sei sulla strada giusta. Quindi devo andare di qua. Anche se l'ingresso è vietato, devo... Perfetto, mi sa che la strada è quella giusta. Allora. No? No. Quindi dobbiamo cercare qua in zona. Allora. Ecco, proprio lì, guardate intorno. Tanti rumori ci sono qua. Dobbiamo eliminare tutti i rumori? Può essere. Vediamo se... Questo mi segue, ma non... Devo eliminarli tutti, ma è possibile che sia una missione così specifica già? Non credo. Però è da vedere. Allora, voglio eliminare questi e vedere se... se ricompaiono dopo. Diamo un attimo un occhio, quindi scusatemi, ma magari... vabbè, non ve li taglio all'inizio delle prime fight, dai, così vedete anche i primi rumori. Che poi sono più o meno gli stessi, per ora. Però dai, vediamo un attimo... Allora, X, buona. Bella, 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 stupenda. Bella combo. Molto bella come combo. Vai, vai, vai. Bruciato. Bella col calcio. Che poi è parecchio... Guardare su, guardare giù è parecchio... Non sembra difficile, ma vi assicuro che lo è guardare tutti questi tasti. Vedere... A parte che poi io non so perché... Una... apparsa una... Bello! Non è che era la... L'attacco di Freezer, l'attacco di Tenkaichi, non mi ricordo il nome dell'attacco. Vabbè, quello lì comunque. Io ho un problema col pad del Nintendo. Io inverto la X e la Y sempre, ma perché sul pad Xbox sono a loro volta invertiti. Quindi ho questo problemino. È un po' grave in realtà, dopo 20 anni che ho il Nintendo, invertire ancora i tasti, ma... È un mio limite, probabilmente, mentale. Vai col ritmo, bello. Comunque, più faccio questo sistema di combattimento, più ok, lo trovo un po' incasinato, però non mi sta dispiacendo troppo, anzi. Meglio del primo, nel senso, più libero del primo. Meno tecnico, secondo me, per ora, ma più libero. Ok, anche se non penso che spaccare tutti i rumori sia la strada giusta, sinceramente parlando. Allora, andiamo qua. Bella, molto molto bella. Vai. Buono. E devo anche vedere poi se... Ecco perché adesso la finisher era vuota. Cioè non c'erano fiamme, ma era una roba, una spilla normalissima. Cioè dipende quale spilla. Madonna, mi ha fatto bestiale questa cosa. Cioè dipende da quale spilla tocca al 100%. Probabilmente mi verrebbe da dire di sì. Ok, livello 2, quasi livello 3. Buono. Sono spariti i rumori? No. No. Cioè, si sono spariti dalla mappa, ma non penso che siamo... Sia sulla strada giusta. Stai avvicinando. Allora, parliamo. No, ok. Guardati intorno. Guardati intorno. Dobbiamo guardarci intorno, però... Non è proprio... Eccolo, ecco qua, perfetto. Mi ha trovato. Teschio verde. Preparati a fuggire. Nel mentre ringrazio sempre i miei vicini col trapano. Sperando che non si sentano. Restano due graffiti. Ah, dobbiamo trovare i graffiti. Quindi si è aperta la strada. Il 104, sì, quindi è un graffito a zona. In teoria. Bene. Andiamo al 104, edificio 104. Devo dire, è un po' più lente le transizioni rispetto al primo, però anche perché devono caricare magari più poligoni, insomma. Poligoni, insomma, diciamo. Anche il fatto di una spilla che sale di livello, se vedete, è un po' più lento. Penso perché siamo al day one. Anche se quando vedete questo video sarà passato dopo di giorni il day one. Quindi magari qualche... Non mi ha fatto scaricare aggiornamenti o patch, ve lo dico subito. Quindi non so. Magari una patch è in programma per snellire un po' di robe. Ah, quindi lui ci vede. Come facciamo a comunicare con lui? Cioè, perché lui... Non possiamo comunicare con nessuno...
O è un giocatore, a questo punto ti direi che Swallow è un giocatore. Chiederti con la K, no! No, chiederti con la K, no! No, ti prego! E rumori? Ah, ok. Sì, io direi di abbassarci ancora un po' il livello e aumentare il tasso di trofeo. Dai, dai, facciamocelo difficile. Cioè, difficile tra... Se poi vedo che è troppo difficile, torno a difficoltà, torno al mio livello normale. Ma per ora mi sento confidente di volerlo provare così. Dai, vai, vai, di ritmo, vai, di ritmo. Vai, bella. Stupenda. Carica. Spadate, spadate. Beh, ok, dai. ZL qua. Ok, vai, vai, va. La rana però è un po' incastrata in fondo, buono. Dai, sprechiamo l'attacco 3 per una ranocchia, nuovo livello. Rumore cancellato, buono. Bling 4 mi ha dato in basso a... Giusto qualcosa dell'occhio, in basso a sinistra, Bling 4. E quindi, bene. E due spille, quella degli Yen, 3 ce ne ha date, e il gelo per Coni Coni. Vediamo subito cos'è. Penso che fossero dei drop voluti, probabilmente. Hey. Una nuova spilla. Va bene, vediamo subito cosa fanno. Allora. Nuovo tutorial? No, in realtà no. Nuovo dialogo. Ascendi alla torre della dea. Nell'oscurità troverai il sigillo di cui sei in cerca. Madonna, sono molto più criptici rispetto al precedente. Allora, vediamo subito la spilla. Pensieri, no? Tanto per il mio disegnato, spille. Allora, vediamo subito tutto. Eccolo qua. Colonna perforante. Ah, era quella di Ghia. Bello, avete visto che figata? La colonna è in 2D. Stupendo, è bellissimo. Affinità ghiaccio. Potenza 100, meno 87. Che vuol dire? Potenza 100. Cioè, nel senso... No, allora, noi abbiamo una spilla di 88. Quindi in teoria io metto questa qua. La metto... No, perché R? No, la voglio mettere con X. No, scusami. Ah, no, ok, quindi... mi stai dicendo che ogni personaggio ha, una, ha un tipo di spilla? Ma io vedo Rindo che le usa. Perché le usa Rindo? Corona perforante. Evoca una colonna di ghiaccio per usare la carica in aria. Decollo. Ah, ecco, allora mi dice meno 87. Probabilmente perché la spilla, questa qua, fa 187. Questa invece fa 100. Quindi ti sta dicendo che questa spilla fa 87 danno in meno. Però non capisco perché me l'abbia legata assolutamente a Minamimoto. Allora, non la usiamo, portiamo almeno a livello massimo questa. E poi vediamo il da farsi. Nel mentre, ragazzi, il video termina qui. Salviamo anche la partita. E noi ci vediamo nel prossimo episodio alla scoperta degli ultimi indizi rimasti e andiamo avanti con questa, con questo Nio che mi sta prendendo una cifra. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di commentare, condividere, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi!